ascoltatori, buonasera e benvenuti alla prima partita del campionato della Olimpica dello Simolo quest'anno con sponsor, main sponsor Benplast. Questa sera siamo al Palo del Subuono contro una squadra, la formazione del Trix, la formazione che ha sempre dato filo da torcere alle nostre ragazze. La partita è iniziata da pochi minuti, precisamente da poco più di un minuto e mezzo. Risultato ancora parziale, ancora fermo sulla 0-0, e in questo momento Trix ha sfiorato il palo. Una conclusione in diagonale del numero 4 Piotto. Olimpica in attacco. In questo momento con palla ad Ampezzani che viene fermata, viene bloccata. Qui al mio fianco questa sera è Stefano Cazzador. Buonasera Stefano. Buonasera Alberto, buonasera a tutti qua. Non ti chiediamo un commento su questa partita perché nei primi minuti è difficile dare un giudizio, ma ti chiediamo innanzitutto un giudizio, comunque un tuo commento per quanto riguarda la formazione di quest'anno dell'Olimpica d'Orsubono, tra nuovi acquisti, una formazione che sulla carta si è rinforzata. Sì, sulla carta ci siamo rinforzati. Ed è coltaggio più volgendo ogni. Una bella conclusione da fuori. Sicuramente degli innesti che daranno un grande aiuto alla squadra del presidente Vedini. Ancora dobbiamo vedere, anche se per fortuna l'ossatura della squadra è rimasta uguale, perciò degli innesti che andranno messi in campo giocando le forze, ma tutto questo è scanziano sicuramente avrà un ruolo importante. Nel frattempo ammonizione per il numero 9 della formazione ospite, ovvero per Dulweider Stefani, e tiro di rigore, si carica ed è 2-0 a poco, a 3 minuti e 30 del primo tempo. Palla buttata da Brixen e ripartiamo con Lukin. Lancio per Dolci, la giovane Dolci tira, si oppone bene il numero 88 Piantini. Ricordiamo la scorsa settimana una sconfitta per 20-27 sul campo del Cassano, una formazione sicuramente ostica, un campo difficile. È una squadra che comunque è arrivata, mi sembra, ha fatto il quarto posto, ha fatto il playoff, si vede con il Cassano. È una squadra sicuramente calibrata. Dopo da parte quasi di Subono c'erano anche le premesse bellissima conclusione nel frattempo con Stefanelli e andiamo sul 3-0. Mi sembra che sia iniziata nel migliore dei modi per l'Olimpica. Sì, riusciamo a trovare dei buoni spazi all'interno della difesa per adesso. Stiamo facendo delle buone penetrazioni. Tanto c'è un buon gol del Brixen. Un gol da fuori. 3-1 a dopo 5 minuti. Sicuramente, primo tempo. Sicuramente per noi sarà importante riuscire a mantenere il livello molto alto in velocità della partita. Anche se a differenza di altri anni il Bressanone mi sembra una squadra meno strutturata fisicamente di quanto siamo abituati a vedere. Assolutamente sì, ricordiamo lo scorso anno una formazione fisicamente ci ha messo molto in difficoltà, ma come è anche ben chiaro Brixen ogni anno, non dico rivoluziona sempre la formazione, ma inserisce nuove giocatrici, nuove pedine e dà sempre un giro continuo alla prima squadra con nuovi innesti che vengono da Bressanone insieme a Trieste, alle due o tre società diciamo che hanno formato un po' la pallamano in Italia, è un faro in quanto esiste da sempre e tutti gli anni riescono comunque a tirar fuori dei nuovi atleti dal vivaio, perciò hanno sempre una squadra molto giovane. Intanto c'è un buon intervento di Ampezzani. Riparte la seconda fase di Orsubuono. Perdiamo questa palla, ma una palla intercettata purtroppo dalla difesa. Ma buono comunque l'intercetto di Ampezzani. La difesa sta lavorando bene. Manfredini
buona la difesa di Manfredini, molto buona, molto buona. È riuscita ad opporsi col corpo bene davanti all'attaccante, così da non concedere. In quei casi lì la maggior parte delle volte arriva il tiro di rigore, perché sei bloccato sui 6 metri. Ancora una buona fase offensiva, e qui una ottima parte di Lupini. Abbiamo costretto l'avversario al tiro da fuori, un po' proprio costringendolo alla conclusione, e Lupini ha fatto buona guardia. Qui un passi di Stefanelli. Intanto abbiamo visto che Francesca ha ricominciato così come aveva smesso lo scorso anno. Lo scorso anno fu una delle artefici del settimo posto, lo scorso anno, con le sue parate. Non per niente Francesca è nel giro della nazionale, certo, perciò non c'è dubbio, per noi è molto importante che lei continui a fornire prestazioni come sta fornendo fino adesso. Ancora ottima difesa, costringiamo Brixen a una infrazione di piede, e ripartiamo in contropiede con Zanette, che cede a De Togni. De Togni cerca lo spazio, Zanette si fa ipnotizzare da un ottimo intervento del portiere avversario. I Piantini, ma la difesa loro lavora bene, Stefano, sì, per adesso bene. Loro non sono ancora riusciti a capire come attaccare la nostra difesa, attualmente sono parecchio in difficoltà, in quanto non riescono a portare dei raddoppi, a portare delle penetrazioni, perciò per adesso ha buon gioco la nostra difesa, partono sempre troppo da ferme. Anche in questo caso la palla persa, c'è stato un tocco probabilmente di Stefanelli, la rimessa è per Brixen. Sì. Doppia. La fallo di doppia, esattamente. E Brixen ravvisato per fortuna dagli arbitri. Perde l'occasione di tornare in attacco. Già avere una difesa così ben solida in questo momento è già un buon punto di partenza, anche se magari in attacco stiamo magari soffrendo qualcosina, però difendiamo molto bene, questo è importante, siamo ancora 3-1. C'è da dire che all'inizio del campionato succede spesso che le squadre siano più calibrate in difesa, in quanto è un lavoro, diciamo, tra virgolette meno tecnico, invece in attacco gli schemi sono un attimino più difficili da assimilare, anche perché abbiamo comunque la Stefanelli è nuova della postazione di terzino sinistro, perciò è un punto abbastanza importante della formazione d'attacco del Dosso Buono. Ho visto pochi istanti fa un tiro da fuori di Stefanelli, ha sfiorato il palo. Stefanelli che ha sicuramente un braccio importante, si dice in questo caso, però il braccio importante lo trova il numero 10 di Brixen. Schatzer. Mi permetto, Alberto, di chiedere scusa agli spettatori. Come si chiamano gli spettatori di Facebookiani? Come si chiamano? No, sono altoatesini, diciamo. No. Chi ci segue su Facebook? Pensavo che chiedessi scusa per la nostra pronuncia dei nomi delle ragazze di Brixen. No, chi ci segue su Facebook? Come si chiama il spettatore? Naviganti, dai. Ok. Proveremo a dare un nome alle atlete altoatesine, sicuramente la nostra pronuncia non sarà impeccabile. Delle migliori, ma... Perciò chiediamo sicuramente scusa agli amici di Bressanone, che spero ci seguano comunque abbastanza numerosi dall'Alto Adige. Pareggio di Brixen dopo 10 minuti di partita, e si ricomincia praticamente da capo. Siamo fatti un po' sorprendere. Sì, stiamo avendo una percentuale molto bassa al tiro. Abbiamo anche costruito delle buone opportunità, anche abbastanza liberi, buonissimo il loro portiere, ma diciamo che stiamo sbagliando molto. Sì, male. Come in questo caso, controllo di Stefanelli, poco preciso, e parte Brixen in contropiede, bene Lukin, ma bene anche il lavoro di Ampezzan, che l'ha disturbata, che ha disturbato al momento del tiro l'avversario, quindi assolutamente sì. Cosa che mi sento di dire così da questi primi minuti, buonissima direzione arbitrale, stanno facendo giocare, sai quanto a me piace il gioco, diciamo, maschio, così, nel senso che quando non ci sono motivo non si deve fischiare, certo. E mi sembra che le direttive del settore arbitrale vadano in quella direzione, e gli arbitri stanno interpretando bene queste nuove direttive. Assolutamente, giocando ne risente positivamente lo spettacolo. Adesso abbiamo visto un'azione un po' troppo frenetica da parte di De Togni,
che ha questa cercato... volontà per forza di ripartire, anche se in questo caso lo spazio che ha cercato c'era. Guadagnini, palla troppo lunga, palla fuori e di fatto regalata a Brixen che riparte. Io spero sempre che dal vivaio del dosso buono, dopo magari lo chiederemo al presidente Beghini, ci tirino fuori qualche metro e 80, qualche metro e 90 che ci risolva i problemi in attacco. Però si sta lavorando assolutamente in questo senso, infatti nel frattempo però prendiamo il gol del 4-3 e Brixen torna in attacco, un parziale di 4-0. E ripartiamo, Ampezzan, Guadagnini, Zanette, ci siamo un attimino... C'è stata una sostituzione di Stefanelli con, sì, Guadagnini, con Guadagnini a destra e De Togni a sinistra. Mentre continua, e qua il tiro di De Togni da fuori stoppato dalla difesa di Brixen. Lì al centro tra il numero 17 di Dona, di Bona, scusate, e il numero 9 Dunwalder fanno un bel muro. Ma torniamo in parità con questa bella conclusione, recuperiamo palla e ripartiamo adesso. Di gioco un po' concitate, ci sono degli errori da entrambe le parti, abbiamo preso la palla, adesso l'abbiamo ripersa con un passaggio dolce, non è riuscito a controllarla, perdendo tanti palloni in modo semplice, banale. Sì, bisogna fare un po' più di attenzione su queste cose. Fortunatamente anche Brixen sta sbagliando, sì, qualcosina. Dopo sono anche un po' le conseguenze del ritmo alto che tutte e due le squadre stanno tenendo. Ah, beh, quello sicuramente. Perché è un continuo corri, attacco difesa. Ah, sì. Scarico. Buona stazione, sì, d'attacco. È buona anche. È buono. Il tiro sembrava aver perso il momento buono per andare al tiro, invece è recuperata Iber. È stata brava perché non ha fatto invasione. Sì. E qui invece noi facciamo uno sfondamento in fase d'attacco. Anche questo qui è un errore gratuito e diamo la palla ancora al Brixen. In questo squadro la squadra dovrebbe un attimo capire il momento, che è un momento in cui tutte queste azioni in velocità non stanno andando, rallentare il ritmo un attimino, riassestarsi e dopo ricominciare col proprio, sì, gioco. E quella foga, no, che abbiamo visto anche lo scorso anno, quella foga, quella irruenza, no? Sì, sì, che sì, magari sì, guettata anche da un po' dall'inesperienza o della giovinezza. Sì, no? Sicuramente sì, però quest'anno, sai, io mi aspetterei anche un qualcosa di più, perché secondo me non deve diventare un alibi da portarsi per troppo tempo l'inesperienza. Certo, perché certo. Ormai ci sono, è sempre sì una squadra giovane, però ci sono atleti che hanno già 3-4 anni di massimi campionati alle spalle, sì, perciò sì, insomma, sì, l'esperienza se l'è fatta. Faccia fallo su Ampezzan dopo una buona penetrazione di De Togni. Ripartiamo. Intanto sentiamo che i fan del dosso buono cominciano ad incitare, sì, la squadra. Anche hanno capito che è il momento di pubblico per la prima stagionale. Qua c'è uno sfondamento di dolci. Sembra, sì. Quello che avevano fatto molto bene prima, vedi, questa difendere alto sui 9-10 metri per impedire l'arrivo del giocatore lanciato nell'ultima fase di tiro, non stanno più facendo adesso, infatti stiamo subendo continuamente il gol. Frattempo è entrata De Marchi a posto di Dolci, sì, e Brixen lunga sul più 2, 6-4 a metà di questo primo tempo. Ancora tutta da giocare ovviamente la partita. Ma sì, assolutamente sì. Deve esserci sicuramente buono l'ingresso di Guadagnini. Tiro di rigore, assolutamente. Esatto. L'arbitro ha cercato fino all'ultimo secondo di vedere se la palla entrava giustamente. Quindi sul palo e quindi tiro di rigore. Vediamo se Stefanelli può replicare al tiro di rigore messo dentro prima. Tira purtroppo un bel tiro, un bel potente, però questo lo dovremmo chiedere all'amico fotografo. Esatto, ha sfiorato il palo dal momento che l'ha colpito il nostro Maurilio. Dopo chiederemo a Maurilio se è stato un buon tiro. Intanto vediamo che Bressanone ricomincia
stiamo lasciando degli spazi, sì. Vediamo se riparte la seconda fase. Zanetti, bel passaggio di Guadagnini, Guadagnini mette dentro bene, molto bene. Torniamo meno uno quando mancano 13 minuti e mezzo scarsi alla fine di questo primo tempo. Brixen 6, Vempas dosso buono 5. Questo dovrebbe essere il nostro gioco, certo che purtroppo non è che lo possiamo fare sempre. Questo è un gran tiro. Palo, ci siamo dimenticati del numero 4 Pioche che ha raccolto la respinta del palo e ha messo dentro il 7-5. Si dicevi il gioco dispendioso, parlavamo del contropiede, no? Assolutamente, ma anche in questo caso qua tu mi dici si è dimenticato, ma in realtà non si è dimenticato, proprio l'impostazione della squadra che nel momento in cui il giocatore sta andando a tirare, il giocatore, l'ala maggiormente della parte del giocatore a tiro parte immediatamente per il contropiede. Certo. Logicamente lascia scoperta, la maggior parte dei casi la palla esce dalla parte opposta eventualmente. Sì, effettivamente sì. Invece qua palo interno, palla ancora da questa parte. E qua ancora Letogni, Letogni ha una... ha dimostrato in questi anni una crescita, lo diciamo ogni anno, ma ci ogni sta anno tenendo a galla questa sera assolutamente. E sono già quanti, 3 o 4 gol, vediamo. Letogni da fuori, insomma. Le tre conclusioni da fuori e siamo su meno uno. Ah, no. Vediamo un po' se riusciamo un attimino ad arginare questi attacchi. Io adesso vedo una difesa un po' troppo ampia, forse dovrebbero restare un pochino un po' più unite, un po' più strette. Esatto, lasciamo troppo. Si mette Lukin, bene Lukin, probabilmente confidano moltissimo in Francesca, che in questo caso ha dato ragione, però un aiutino magari al portiere lo dobbiamo anche dare. Certo. Buono l'intercetto di Ampezzan, speriamo che lo si faccia recuperare ed è si successo. Si fa anticipare, ma riprende e la mette dentro, sette pari, brava così, brava Elisa. Assolutamente. Sembrava aver perso la palla dopo l'intervento del numero 17 di Bona. Certamente per Ampezzan è la caparbietà, una delle dote che gli manca, vero? Voglio dire, assolutamente. Non è sicuramente una che molla. Direi in generale, alla prima di... in generale la squadra. La squadra è una squadra caparbia, dopo avrà sicuramente dei difetti, ma come dici tu il carattere non è sicuramente uno di questi. Abbiamo rimesso in parità la partita, 7 pari. Adesso sembra che abbiano trovato un attimino. Ampezzan ha leggermente arretrato il suo raggio d'azione nella linea esterna lì e questo sta... Guarda che bella palla, guarda che bella azione questa qui. Gran palla per Ampezzan che ha trovato in tutto un bellissimo gol, bella azione assolutamente Stefano. Bella. Peccato che adesso esce, speriamo che detogni, perché Ampezzan aveva trovato la misura giusta lì in difesa e stava mettendo in difficoltà l'attacco nel giro di palla. Magari detogni farà meglio. Buona l'uscita di Stefanelli a bloccare il gioco. Bene, perché così è molto importante, se tu vedi Alberto, il lavoro che fanno i due terzini. Stefanelli adesso sta veramente impedendo l'azione d'attacco al terzino avversario. Sì. Cosa che fa un po' meno Guadagnini da questa parte. Vedi che la lascia partire. Sì. E questa è una cosa che non deve fare. È stata brava Stefanelli a bloccare il terzino che era partito di... Ma vediamo un attimo questa azione. De Marchi. Vai Dio. Che servita e piazziamo noi un conto esatto. Parziale di 4-0 e andiamo sul 9-7 quando mancano 9. 10 minuti e c'è il minuto di time out, subito chiamato da Bersanone. Torniamo in panchina, abbiamo c'è Losco, c'è Mazzieri, insomma anche la panchina ma sicuramente può portare, con questi 9 può portare sicuramente può portare c'è quantità e qualità in panchina che può fare gioco di mister Scarziano. E di esperienza con Losco. E di esperienza, non c'è dubbio. Tanto vedo che anche questa sera comunque il palazzetto è abbastanza gremito, c'è parecchia gente. Direi di sì, ma questa è una costante, insomma, bene o male, finalmente, possiamo dire finalmente l'Olimpica del Sopono è riuscita a entrare nel... Quando intanto guardo il signor, lo chiamo io signor Vempla, il nostro carissimo
che dopo se riesco vado anche a strappargli qualche, sì, qualche mezza dichiarazione. Lui a è il classico esempio di, proprio di passione, sì, assolutamente, per assolutamente. Questo sport quest'anno ha deciso di dare, di nominare di, la squadra Vemprast Olimpica d'Ossobuono, un impegno importante, ma al di là delle, dell'aspetto economico un impegno, e questo bisogna dare atto di al presidente, a Beghini, che se l'è curato come un bambino, partendo da una piccola sponsorizzazione, mano a mano che cresceva l'azienda, perché la Vemprast è diventata un'azienda importante, e lui è sempre più presente, sempre sì, più presente. Si è appassionato, lo dicevano in fase di presentazione, che il primo anno l'ha fatto così proprio per amicizia, sì, e sì, poi sì, anno dopo anno certo. La passione è aumentata e fortunatamente è aumentata anche il suo investimento, il suo contributo, assolutamente, sì, per fortuna, che ci ha permesso di essere qui ancora buonissimo quest'anno. Ecco, ottima Lupin, grande intervento di Francesca, peccato, ecco un'altra azione, c'è un po', si poteva aspettare, si è voluto forzare il contropiede quando ormai De Marchi lanciata era già coperta dal difensore o dal giocatore, anche perché bene o male lo sanno, non me ne vorrà Alessia, diciamo di andare in vantaggio di 3 gol sarebbe stato buono, siamo ancora sul più 2, facciamo ancora in tempo, speriamo, sì assolutamente, però devo imparare a star zitto su queste cose perché dopo rischiamo che porti male. No, ecco, guarda, brava Franceschina, brava Franceschina, questo è un intervento veramente buono. Anche buon lavoro di Scarpelli, Guadagnini, Apezzano, cerca spazio, niente da fare, buonissima difesa del numero 10, hanno difeso bene, sì. Forse abbiamo rallentato un po' troppo nella ripartenza, però non è stato preciso il passaggio da parte di Guadagnini verso Apezzano, esatto, perché ha perso, cioè, il passo, l'ha ricevuto proprio addosso al difensore, lì non ha più avuto la possibilità di schivarlo, e qui Roberto Scansiano chiama minuto di sospensione per riorganizzarsi, mancano 2 minuti e 2 secondi alla fine di questo primo tempo. Olimpica d'Ossobuono 12, Brixen 10. Comunque abbiamo visto un buon primo tempo, anche come spettacolo direi che si sta divertendo, insomma, sulle gradinate, insomma, si è vista una discreta partita. No, assolutamente sì. D'Ossobuono credo debba migliorare un attimino le percentuali al tiro in attacco, ancora troppo gli errori e troppe le palle perse. Sono curioso dopo di vedere un attimo le statistiche del primo tempo, ma sono veramente tante le palle, credo che è superiore al 50% il risultato lo dice, sì. 12-10 alla velocità che si gioca ci sono state 50 azioni, sì. Perciò sicuramente devono un attimino migliorare la gestione dei palloni nella zona d'attacco. Apezzano per Stefanelli, De Marchi, si cerca il varco giusto per andare al tiro, ci prova Zanetti prova il tiro ma poi scarica su Stefanelli, palla persa. Una buona idea, non altrettanto buono il passaggio. Sì. Sì, l'intenzione era buona, purtroppo il passaggio non è andato a buon fine. Vabbè, come dicono tutti gli allenatori, quello che non facciamo in attacco dobbiamo fare in difesa. E qua l'abbiamo fatto, sembra che abbiamo recuperato bene, qua un po' di confusione. Ma in questo caso mi sembra che abbia dato il gol in modo un po' troppo veloce. Affrettato, sì, perché erano concentrati sull'espulsione di 2 minuti da dare al giocatore e secondo me non ha visto che la palla non è entrata. Però io lo dico da qua, non so se abbiamo la possibilità di vederlo con replay, Alberto. No, stavo guardando se riusciamo a vedere. Se ci fosse la possibilità di un replay, dopo lo guardiamo, ma la mia sensazione è che la palla non fosse entrata e l'arbitro era già concentrato, era già partito per andare ad espellere e dare i 2 minuti di sospensione al giocatore del pallone. 55 secondi alla fine. Logicamente questa è solo una sensazione nostra, ma è acqua passata, non possiamo più fare niente. Dobbiamo pensare a 12-10. Al dopo e riportarci a più 2 se possibile. Visto che abbiamo 11, comunque abbiamo l'ultima palla, scarico di loro, difendono molto bene, ci prova De Marchi, la mette dentro, brava Valencia, questa volta abbiamo avuto pazienza.
pazienza, l'abbiamo giocata bene la palla. Pazienza. Non era facile perché la difesa di Brescia era molto ben chiusa e andava spesso a cercare l'intercetto della palla. Noi abbiamo avuto la tranquillità di farla girare e trovare il varco giusto con De Marchi. E finisce quel primo tempo. È finito il primo tempo. 13-11. È finito il primo tempo. Hanno permesso, era già finito il primo tempo e hanno lasciato tirare la palla alla giocatrice Brixen con il rischio che se andava dentro, probabilmente il gol era valido. Stavo guardando. Ho sentito il fischio finale. Appunto. Però vabbè. Eccoci ritornati al Palla d'Orso Buono, è iniziato da pochi secondi il secondo tempo di questa partita tra Vemplas d'Orso Buono e Brixen. Risultato del primo tempo 13-11 in favore del padrone di casa in maglia bianca, e pochi secondi e subito Brixen in gol con il numero 11 a partner. 13-12 Stefano, 1-2 subito in gol. Ho visto, no, non abbiamo ancora la cuffia, volevo comunicarti da sotto, però è così, vediamo un attimino adesso di ristabilire le distanze. Siamo rientrati in campo con Lucchini ovviamente in porta, Zanette, Guadagnini, Ampezzan, Manfredini, Stefanelli e De Marchi, che se non sbaglio è la stessa formazione che ha finito il primo tempo. Recuperiamo bene la palla con Stefanelli, Guadagnini lancia Zanette va al tiro e un'ottima tecnica. Brixen in velocità, niente di fatto, tiro del numero 11. Continua a dare purtroppo ad essere troppi gli errori dalla linea di 6 metri oltretutto, perché anche in questo caso Zanetti ha sbagliato un gol che deve mettere dentro, altrimenti di un nulla. Guadagnini non intercetta la palla e sbagliano anche loro, sbaglia anche Brixen in questa occasione. Manca palla, ancora palle, gettiamo una palla e niente di fatto. Questa volontà assoluta della ripartenza del contropiede ci sta facendo commettere tanti errori. Sì. È una cosa che va assolutamente registrata. La difesa perché... come ti sembra Stefano? Va a sprazzi Alberto. Ci sono dei momenti in cui sono belle compatte unite e creiamo grosse difficoltà all'attacco di Bressanone. Ci sono dei momenti che sono troppo larghi, intanto vediamo un Pezzan. Che sbaglia poco, Bel intercetto e contropiede del nuovo più 2. Noi abbiamo assolutamente bisogno del lavoro difensivo di intercetto palla, perché altrimenti andiamo in difficoltà. È vero anche che le ripartenze, se togli le ripartenze della nostra squadra, noi con l'attacco manovrato è una delle cose che ci creerebbe grossa difficoltà nel portare a termine. Cioè, ancora una buona azione difensiva. Ancora Ampezzan. Scarica su De Marchi che cerca spazio.
Lazio viene fermata. È stato un tentativo di continuare la seconda fase, però non è stato cercato il passaggio per forza. Buona gestione della palla di De Marchi. Sì, in effetti non c'erano possibilità di scarico di De Marchi sulle compagne, quindi tiro deviato, perché tiro d'angolo. Vediamo un attimino. È piazzata però Stefanelli. Questa è la Stefanelli che dicevamo prima, che le potenzialità di Stefanelli ci sono, che non c'è dubbio, ferma praticamente, ti lascia partire delle rasoiate, dei tiri potenti che insomma sono difficili veramente da deve, come controllare. Come dicevo, non è fare una colpa né niente, bisogna anche da parte sua. Mi aspetto molto di più e so che darà molto di più. Forse l'emozione della prima partita, ci sta anche quella. Tanto abbiamo avuto una correzione tecnica a livello di microfonia. Buona penetrazione, buona penetrazione del numero 10 di Brixen. Schatzer. 15-13 dopo 5 minuti, palla ancora in mano dell'Olimpico d'Orsobuono. Guadagnini scarica per Stefanelli. Ampezzano cerca la penetrazione. Ampezzano si è cercato lo spazio, ha aggredito lo spazio e ha trovato un bel gol in entrata. Ormai Alberto non c'è più niente da insegnarti, hai capito la palla a mano, ormai non c'è più niente da insegnarti. Il mio porto ormai abbastanza. Nella vita non si finisce mai di imparare e di capire, quindi no. Io sono una voce prestata alla pallamano, tu sei tecnico, quindi. Mi diceva un mio maestro una volta, diceva, vai a piano ad imparare cose nuove, perché ogni cosa nuova che impari è una fregatura nuova che arriva. Esatto. Abbiamo sicuramente imparato ad apprezzare Lucchin in questo qua, un altro bellissimo intervento. Assolutamente sì. Più 3, 16-13. Ora anche Brix è in difficoltà, difendiamo bene. Sono in passivo anche loro, già il secondo fischio sul passivo, non più di 3 passaggi gli daranno. Eccolo qua. L'hanno trovato al secondo. Purtroppo. 16-14. Risultato ancora assolutamente aperto, ma io credo che dall'andazzo logicamente dopo sarò smentito, ma mi sembra che sia una partita che si deciderà negli ultimi 10 minuti. Bello scarico di Stefanelli. Peccato. Non gli ha concesso niente e io sono abbastanza d'accordo. Da possibile 17-14, siamo passati al 16-15 in un batter d'occhio, perché quella traversa di De Marchi, forse c'è stata qualche protesta perché magari si aspettava che venisse fischiato il fallo, no? No, si aspettava il tiro di rigore, che onestamente ci poteva anche stare, e nella maggior parte dei casi gli arbitri lo concedono da un'azione del genere il tiro di rigore. E intanto aspettando da Tuzia per far portiere avversario. Sì, molto bravo Ampezzano. Ampezzano sta facendo quello che ha fatto De Togni nel primo tempo, ci sta dando qualità e quantità. Ora mi sembra che mister Scansiano sia pronto a far entrare sia Losco che De Togni. Esattamente. Sarà importante vedere l'esperienza e la classe di Losco. Cosa grande ancora intervento, grande salvataggio comunque di Ampezzan. C'è. È stato fermato il gioco dagli arbitri, però ha bravo bloccato sicuramente un gol fatto. Stiamo vedendo un atteggiamento molto autoritario degli arbitri, cosa che non me ne voglia la classe arbitrale e la federazione ovviamente, ma anche l'anno scorso non abbiamo visto, ma
senza, ripeto, nulla togliere agli arbitri che hanno arbitrato lo scorso anno, ma vediamo dei dirigenti, dei direttori di gara questa sera molto autoritari in campo e stanno tenendo bene in mano. No, ma guarda, te l'ho detto da subito, a me piace veramente il modo come stanno arbitrando, hanno commesso degli errori, ma è normale che si commentano, però sicuramente hanno una linea e quella linea sta andando nella direzione per tutte le due le squadre. Sì, stanno facendo giocare, fischiano l'essenziale. E si fanno rispettare. E secondo me è la cosa molto importante per la palla a mano. Sì. Qua abbiamo un intervento duro da dietro e anche poche sanzioni. Sì. L'osco si va a piazzare nella posizione del classico pivot. Sì. Errore in questo caso di posizionamento, in quanto sì, ha girato le spalle alla palla. Perciò mette in difficoltà. Lo scarico era anche buono, ma esatto, lei stava guardando già la porta. Esattamente. Quello che ti dicevo prima, no? Il fatto che l'attrezzo del lavoro è il pallone. Esatto. Intanto sentiamo che il pubblico di Rossobuono alza il volume. Sì. E questo ci fa molto piacere. Mette in difficoltà la nostra postazione perché non riusciamo a parlare. Ma bene così. Ma va bene per le ragazze in campo ed è la cosa più importante. Assolutamente. Ah sì? No, è un fallo, no, fallo di sfondamento del pivot. Qua no, abbiamo perso assolutamente una palla, niente, anche qua ingenua Zanette. Sì, ma probabilmente anche l'ingenuo, il diciamo, questa ricerca del contropiede in questo caso qui. Sì, ma no, ma in questo caso la palla era giusta, è rimasta dietro al difensore, è rimasta dietro al difensore. Il difensore guardava lei, non guardava neanche la palla, perciò lei aveva il vantaggio di sapere dove andava il pallone. Sì. Sono tutte piccole cose che Mister Scansiano deve sistemarle, ma sicuramente lo sa, non c'è dubbio che non lo sappia. Assolutamente. No, mi sembra che stiamo difendendo molto bene. Vedi anche in questo caso come stanno lasciando giocare. Sì, stanno sì, lasciando sì, giocare. Forse anche in questo caso al limite anche un po' troppo, forse ben per noi, ma sì, forse un po' troppo. Esce a pezzare dentro De Togni. L'osco deve ancora ricevere palla, ma lo sappiamo, l'osco è una giocatrice. Lo vediamo, stanno stringendo in due sull'osco, insomma è da temere come giocatrice l'osco. Qua fallo su De Togni. Io credo che anche il fatto di poter attirare su di sé l'attenzione della difesa avversaria sia già un grosso lavoro. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, agevola molto di più. Qua c'è un passaggio un po' affrettato ancora e palla persa. Ma si sbaglia un po' la fiera dell'errore. Stiamo sbagliando un po'. Io credo da che una sia parte che da quell'altra. Correttamente sia un fallo di 9 metri, in quanto c'è stato un intervento sulla palla, però l'arbitro ha giudicato falloso da parte dell'attaccante. Se tu hai visto, De Togni volutamente ha passato la palla rimbalzata verso certo, il portiere, cosa che non può fare. Però era in fallo. Era già in fallo. Evidentemente l'arbitro aveva giudicato falloso l'intervento sul difensore. Togni si prende questa palla, la lancia su Stefanelli. L'otto cerca lo spazio, scarica su Stefanelli, che peccato perché comunque era stata una buona azione, una buona preparazione, bene, però purtroppo quasi inversione. Aveva lavorato molto bene la palla l'osco, il diagonale di Stefanelli è uscito veramente di poco. Ora l'osco va alla caccia della palla. Brixen con la palla in mano. È nostra... Ma sbagliano parecchio anche loro in fase di passaggio, di palla, di gestione proprio semplice della palla. Qui si gira il numero due minuti per Stefanelli. È tiro di rigore, no? È tiro di rigore. È tiro di rigore per fallo. Anche questa azione difensiva poteva essere gestita un po' meglio. Fallo sulla numero 6.
Durnwalder, Carolina. Francesca Carolina, che ancora non ha parato rigore di questa sera. Vediamo, vediamo, potrebbe essere l'occasione buona. Va al tiro la numero 11, niente. Peccato. Abfael Terer segna il 16° gol per Brixen. Vemplast do su buono, sempre avanti di uno. Quando ci stiamo avvicinando alla metà di questo secondo tempo. Ora dovremmo gestire questa priorità numerica al meglio. Lo scorso anno, ecco, questo non è sicuramente bravissimo il modo Letogni, migliore, però Benedetto Ogni che riesce a recuperare la palla, bravissimo. Lo scorso anno, ci ricordiamo qualche occasione, siamo riusciti ad andare in gol in inferiorità numerica, non è una cosa facile assolutamente, ma lo è più difficile anno, però insomma non è una cosa che non si possa ecco, fare. Ecco, ti faccio una domanda, quando si è in inferiorità numerica cos'è la cosa migliore? Aspettare di ritornare in parità o cercare comunque la fase d'attacco? No, è importante, guarda, l'inferiorità numerica tante volte rovescia, diciamo, la partita, perché non è detto che il fatto di essere in inferiorità numerica non ti dia la possibilità di fare gol. Doppio palo in questo caso, prima Zanette e poi De Marchi in diagonale hanno preso dal palo. Ci sono degli schemi di gioco proprio studiati apposta per sopperire all'inferiorità numerica. Certo, se chi è in superiorità numerica fa le cose fatte bene, non c'è possibilità. Però sappiamo che la palla a mano non è proprio così sempre. Mamma mia, presto Guadagnini per un nulla. Non è riuscito a intercettare la palla e ecco, si torna in parità. In questo caso sicuramente Guadagnini non ha fatto ciò che deve fare una difesa in inferiorità numerica. Uscire. O meglio, deve cercare di far allontanare la squadra d'attacco. Non cercare l'anticipo. Assolutamente. Ora torniamo in attacco. Lo scopera De Marchi. Carica, palla scaricata, fortunatamente è rientrata nel momento giusto Stefanelli, la palla stava uscendo, Stefanelli ha scontato i suoi due minuti e gran tiro, la mette nel 7 Bettoni, la mette nel 7, il ragnetto del precedente che l'ha nell'angolo, molto bene Bettoni, 18-17. Manca ancora una vita di gioco, ancora 14 minuti pieni. Ora Brixen che prova l'azione in attacco. Diciamo fallo, che avevamo quasi passato indenne il momento. Mi aspettavo quasi un'esclusione anche adesso, per fortuna. Fortunatamente gli arbitri hanno concesso solo il mese più da rigore. Ancora faltare al tiro e la mette dentro ancora. Continua a variare gli angoli di tiro, non sta dando riferimenti a Francesca. E la mette bene anche. E la mette bene, molto che bene. Non riesce proprio a capire dove mette la palla. 18 pari. Buono scarico di Guadagnini su Losco che viene fermata fallosamente. Riparte l'azione ma la perdiamo in modo banalissimo questa volta. E la regaliamo ancora a Brixen. Sì. Losco ha ricevuto ancora pochi palloni. Un motivo secondo te? Perché lei non riesce a trovare lo spazio per farsi dare o perché la squadra non è ancora abituata a giocare col pivot? Difende, è un pivot anomalo, diciamo, da quello che sono abituato a giocare loro, che giocano con Manfredini. Manfredini è più possente fisicamente, certo. Tanto vediamo, peccato. Anche in questo caso diciamo che hanno lasciato andare. Sì. Bello questo gol. Allora, sì, lei invece cerca molto gli spazi, sì. Perciò lavora meno sul contatto fisico e sicuramente bisogna trovare il tempo per il servizio. Il tempo giusto per tirare. Schatzer mette dentro il gol del 19-18 e minuto di sospensione chiamato da mister Scanziano. Scanziano a 12 minuti e 20 secondi. Da qua si vede la differenza dal classico bressanone. Vediamo, generalmente
non è una squadra che può correre come invece questa qua, squadra qua, giovane, meno potente fisicamente, però regge il ritmo con Gesù Mono che corre per tutta la partita. Infatti lo scorso anno la vincemmo con qualche difficoltà, ma la vincemmo sul discorso velocità, esatto. Quest'anno non possiamo giocare, non mi sembra, non mi sembra che possa andare verso quella direzione lì. Non è sicuramente niente di compromesso, in quanto il risultato è ancora ampiamente in discussione. Assolutamente sì. Un attimo di riordinare le idee. È rientrata Ampezzan, quindi e Manfredini al posto di Losco, e ritorniamo al posto di Losco e di Stefanelli. Esatto, Losco e Stefanelli. Dentro 19 pari. Probabilmente questa sera non possiamo fare a meno di giocatrici come Ampezzano e Toni. Mi sembra, da quello che abbiamo visto, senza nulla togliere agli altri, però questa sera sono quelle che hanno tenuto a galla la squadra. Sicuramente Guadagnini, con i suoi problemi fisici, diciamo, non è certamente al meglio, perché non sta dando il suo classico apporto. Un po' sottotono anche Buono adesso l'intervento di Guadagnini, per fortuna. E non dimentichiamo una cosa, non abbiamo detto finora, manca questa sera Alice Biondani, il capitano, anche sì, lei sì. Fortunata. Sì. Che sicuramente è una presenza pesante. Una Biondani fa, non dico la differenza, ma fa molto comodo. Sicuramente dall'ala destra. L'arbitro fischia il contrapiede per un infortunio a una giocatrice avversaria. Questo è, io credo che sia stato un errore, però se l'arbitro ha fermato il gioco probabilmente ha visto un infortunio grave, pseudo grave. Perciò sembrerebbe che nulla di gravissimo. Ci sta l'errore. Adesso avevamo contropiede praticamente a bocce ferme, è un errore, evidentemente si è fischiato, ha visto una difficoltà. Cosa sta succedendo, Stefano? C'è un po' di confusione riferito all'infortunio. Il giocatore che infortunato doveva uscire, esatto. Il fatto che entri in campo il medico automaticamente deve far uscire anche la giocatrice. Il medico è entrato. Non ha fatto nulla, la distanziarsi. Esatto. Io onestamente la vedo come semplicemente un errore del giocatore. Certo. Questa è una nuova regola che c'è, non ne ero a conoscenza neanch'io, la sto interpretando adesso. Evidentemente se entra lo staff sanitario, un po' come quello che accade col calcio, il giocatore deve uscire. Andiamo a giocare, voilà, che sono le cose che contano. De Togni cerca di incunearsi, scarica su Guadagnini, la palla deviata va in rete, la conclusione non era delle migliori, però a volte evidentemente anche quello. Doveva essere andato questo gol, vediamolo così, perciò non è stato un gol perso, è arrivato. con qualche secondo di ritardo, perciò dai, ripartiamo dal nostro vantaggio di un gol, 20-19. Ed eccoci che siamo arrivati nei nostri famosi 10 minuti di cui parlavamo prima, che dove in teoria pensavamo che sarebbero arrivati, e siamo arrivati.
e qui è proprio 10 minuti, gli ultimi 10 minuti rimaniamo in inferiorità numerica per un fallo su Zanette. Un fallo di Zanette un po' ingenuo. Adesso bisogna fare molta attenzione perché gli arbitri fino adesso effettivamente hanno fischiato poco e hanno lasciato correre. Ma adesso entriamo in un momento in cui i falli, probabilmente anche la cattiveria del fallo può essere diversa. Sì, perciò potrebbero cambiare il loro metodo di valutazione anche. Continuano a marcellarci con quel pivot lì, ci hanno fatto veramente male dal centro. Bene Ampezzan scaricato su Manfredini che ha provato il tiro e ha subito fallo. Abbiamo ancora la palla in mano. Va gestita sta palla. Va gestita bene, va gestita bene. Con attenzione, al limite del passivo magari. Ancora, la mette nel 7, ancora nel 7. Questo è un grandissimo gol. E non è casuale perché è la fotocopia di quello fatto pochi minuti fa. L'ha voluta mettere lì. Un perché uno ci va per caso, ma due in quella posizione lì non ci va. Come dicono a Verona, quando il culo è perso è una classe. e qua anche no, qui. Non è fortuna ma è classe. Sì, assolutamente sì. Bel gol anche del numero 17 di Bona, ancora parità, ma se non altro stiamo sopperendo a questa esclusione in modo produttivo, intelligente, la stiamo gestendo bene. Guadagnini prova il tiro. Qua ci manca tanto Biondani. Sì, da quella posizione lì, quella è la posizione di Biondani. Non pensavo che dovessimo soffrire così tanto contro Bressanone, però merito a loro, c'è da dire merito che loro. Merito a loro. Tanto squadra giovane, squadra che ha cambiato come dicevi tu modo di giocare, ma che comunque con il numero 19 Eder ci sta facendo molto sta male. Facendo molto molto in difficoltà. Difficile da marcare. In questo caso era un passi secondo me. Pensa Rufin a grande palla, grande per palla e Ampezzan la mette dentro. Bene, molto 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 bene, molto bene. Grande lancio di Rufin, palla questa sera in cassaforte perché lì sarà veramente interessante vedere le percentuali. Ampezzan, percentuali altissime. Trasformazione, tiro, gol, cioè altissime veramente. Sicuramente. Intanto abbiamo, come ti dicevo prima, può essere un momento importante. Il nostro momento di inferiorità numerica l'abbiamo superato mantenendo un gol di vantaggio, esatto. Che non è poca cosa. Non è poco, assolutamente. Vediamo un attimino come reagisce a questa situazione Bressanone. 7 minuti. Sì. Vediamo un po' Bressanone. Sarebbe importante riuscire a contenere. Così viene fischiato fallo. Sì. Ma la difesa c'è anche se hanno stretto le maglie e tu vedi anche i falli non sono più così genuini come sono stati fino adesso, da ambo le parti si sta un po' picchiando di più. Fa parte di questo sport. Il fallo è probabilmente corretto, è un fallo finalizzato a bloccare l'avversario. Assolutamente. Sì. Già sono in passivo loro, non concedono più tanti spazi, palla persa. Bene, palla persa, ripartiamo con questo. Guadagnini. È molto importante, riuscire a analizzare magari. Bene. Molto bene. Abbiamo difeso bene, abbiamo avuto pazienza, siamo stati bravi a fare l'anticipo giusto al momento giusto a ripartire il contropiede. Intanto come potete sentire il palo rosso buono alza il volume. Scusate se alziamo il volume anche noi, ma non ci sentiamo proprio. No, noi dobbiamo alzare anche noi il volume. Se vi stiamo assordando, fate una cortesia, abbassate il volume del computer. Certo. 23-21 più 2 a 6-12 alla fine di questa partita. Questo è un messaggio, diciamo, un po' nascosto agli amici di Avedia. Se piano piano arriveremo con le nostre cuffiette per riuscire a capirci quando ci parliamo. Perché sembriamo
due vecchiotti, esatto. Due anziani alle panchine del parco, intanto, sordi che si urlano. Intanto alla regia ridono a crepapelle, ma di fatto le cose stanno così. Prende il gioco, fa le mano a Brixen. Avevo voglia di andare a vedere com'era il nostro amico Ben Plast, lo chiamo così, perché lo vedo molto teso, ma magari mandiamo il presidente a sondare, lo vedo. Andiamo a festeggiare dopo con... Lo vede con le mani sui fianchi abbastanza nervoso. Sei minuti in questo momento, traversa, la buona sorte si guarda in faccia in questo momento e ferma la conclusione a botta sicura di Brixen. 5 e 45, palla in mano verso Buono. Questa è una palla molto importante, non sarà decisiva, ma importante, però molto importante, sì. L'allenatore di Brixen chiama difesa, chiama... Tanto una manovra esterna da girare la linea difensiva. Ecco il passaggio per Zanette. Zanette. Peccato. L'abbiamo costruita bene questa azione, anche il tiro non era male. Beh, qua ti devo smentire, Alberto, purtroppo. Era fuori. No, allora, la costruzione e l'intenzione, l'entrata del tiro, poi la palla è uscita, ovviamente. È stato questo è un bel tiro. Stilisticamente ben fatto. Ma tecnicamente mal fatto, perché è uscita. È uscita, e non di poco. 5 minuti, 23 Tempa Stosso Buono, 22 Brixen. Scarico di Ampezzan su Manfredini, che subisce fallo. Ampezzan ha chiesto qualcosa all'arbitro, secondo te cosa chiedeva? Ma chiedeva il tiro di rigore, però sono cambiate queste regole, no? ancora non hanno capito. Una difesa piazzata così, che mette il piede in area, non fischieranno mai il fallo di invasione. Un conto che ci vai perché stai ostruendo, ma una difesa così con l'attaccante che spinge indietro e il difensore che fa di tutto per reggere, se mette il piede in area non gli fischiano il fallo di rigore. Qua recuperiamo un'ottima palla. L'avevamo persa male, ma l'abbiamo recuperata, sì, bene, dai. Perciò sono, secondo me, ingiustificate queste richieste di Ampezzan, ma anche del pubblico, che ogni qualvolta arriva la palla a Manfredini, vediamo, i difensori hanno quasi sempre piazzato un piede in area, certo, così. Ma c'è l'attaccante che spinge, il difensore che spinge e l'arbitro lascia giocare. Bel passaggio di Guadagnini per Ampezzan. 3.35, palla che non dico che scotta, ma è tiepida. Non abbiamo ancora tutto il suo tempo. Eh sì, qua si cerca il tiro di Togni, ma viene stoppato. Probabilmente viene stoppato con la faccia da numero 17 di Bona. 3 e 17, Olimpica Vemplast Dosso Buono, 22 Brixen. Abbiamo il nostro gollettino che dobbiamo cercare di difendere. 180 secondi. Come? Attenzione. Pericolo. Di Buona, va in penetrazione e Lukin, e viene fischiato, tiro di rigore. Aie. Speravo due che ci, minuti. Speravo che ci avrebbero salvato. E due minuti a Guadagnini. Ci hanno punito. Cos'è stata questa ingenuità? È stato un fallo che è ci nato stava. Tutto ancora dall'errore di Guadagnini, questa smania di uscire a troppa distanza, e da lì dopo lasci scoperta completamente la tua parte difensiva. Lì l'uscita deve essere graduale, devi essere in grado comunque di coprire lo spazio di dietro. Quando ti dicevo che il pivot ci ha fatto male nella posizione purtroppo di, certo, Guadagnini, certo, perché è sempre, secondo il mio parere, che è sempre troppo esterna alla difesa. Dai Francesca, peccato.
e ce l'hanno fatta pagare a Patera, pesantemente. Li ha sempre messi a fil di palo bassi questi tiri di rigore. Non siamo riusciti a chiudere quello spazio adesso, quello spazio là. Adesso ultimi 2 minuti e 30, di cui 2 da giocare in inferiorità numerica. Qua ci vuole che qualcuno, benissimo. Anche qui si richiede. Non riesce, perché non si gira, non è, non è nel momento di tiro. Si trova, si libera lì, però non è col braccio verso la porta per tirare. Perciò non è una chiara situazione di gol. Mamma mia, Ampezzana ha provato il tiro spinto, diciamo così, ha preso la traversa. E questo, questo è il momento di stringere veramente i denti. L'ingenuità di Guarnini rischia di costare veramente caro, ma manca ancora 1:38. Sì, no, no, abbiamo ancora veramente tanto. Ricordiamo che quest'anno ci saranno i rigori, quest'anno ci sono i tiri di rigore. Buona la difesa, grandissima difesa. Okay, lancia Zanetti, Zanetti alla palla. Sbaglia, sbaglia il controllo e perdiamo l'opportunità di giocarci contro il piede, ma la palla è nostra. Grave, palla è nostra. Grave errore di Zanette, perché la palla era veramente da sola, però diciamo... ha rallentato la corsa, fatto anticipare. Questo è il momento che purtroppo è da tanto tempo che ha Zanette questa non sicurezza con la palla in mano. Nel frattempo diciamo che stiamo portando fuori il momento difficile. Sì. Siamo adesso in parità numerica, sì. L'abbiamo portata fuori, vediamo un po' se riusciamo. Abbiamo un time out, mister Canciano vuole parlarne, mi sembra di capire che è un time out. È il terzo time out, sì. Ciao. Perfetto. Ultima sospensione per... Vuole parlare un attimino delle azioni di gioco. Abbiamo avuto la palla buona in mano, niente da dire. Vabbè, è andata. Tutto si gioca nei prossimi 40 secondi, quello che è stato fino adesso. Sì. Ci deve solo aver insegnato come fare a portare a termine l'ultimo punto. In 41 secondi si può ancora vincere una partita, Stefano. Oh, hai voglia, ho visto vincere partite anche sotto di 2-3 gol in 40 secondi, eh. Cioè la pallamano è incredibile da questo punto di vista, è incredibile, perciò sulla parità ci stanno ancora in 40 secondi, in questi momenti ci stanno ancora probabilmente 3 azioni di gioco, 2 sicure ma forse anche la terza, perciò non è per niente finita la partita, dipende molto da come riescono a gestirla. Certo. Parte Ampezzan, De Marchi cerca di entrare, no, De Togni, scusate, su questo fallo. Stefanelli, Guadagnini cerca il tiro, si fa murare, sembrerebbe che ce l'abbiano loro l'ultima palla. Time out anche del Bresanone che vuole ragionare sull'azione d'attacco. Abbiamo scelto la condizione, la situazione migliore per andare al tiro, no, diciamo che è stata molto forzata, in quanto già siamo partiti col passivo, la palla non è arrivata all'ala destra con un'azione fluida, perciò è arrivata abbastanza forzata, da non aveva molte possibilità Guadagnini in quel momento lì, poteva solo tirare, perché anche un passaggio sarebbe stato fischiato comunque il passivo. Perciò era tiro, era da 30 centimetri dalla riga di fondo, non è che c'erano tante possibilità, una magia, meglio, forse un mancino lì poteva servirci, una girella o qualcosa di, però di magico. Diciamo che non è certamente questo l'errore, certo, di Guadagnini. Certo. 22 secondi, 23 pari. Succede ancora, in 23 secondi può succedere di tutto. Perdiamo, vinciamo, pareggiamo. Incredibile la palla a mano. Sì. In 22 secondi si decide una partita. Vediamo un po'. Quasi doppia. Vorrei dire che secondo me lo era.
10 7 secondi. Non glielo dà. Pareggio, finisce parità. No, c'è ancora il tiro franco. E bisogna fare attenzione perché non sarebbe la prima volta, neanche l'ultima. Che ti becca tutte in barriera. Assolutamente sì. Potesse entrare anche Escanziano. Ricordiamo che la difesa può saltare, l'attaccante no. È una cosa molto importante questa. Portiamo a casa il pareggio. È anche una bella botta alla Stefanelli, poverina, perché ce l'ha presa nel viso. Ci ha messo la faccia, possiamo dirlo. Bravo, in questo caso ci ha messo proprio messo la faccia. Finisce così, 23 pari. Forse un giusto epilogo. Direi di sì. Tutto sommato per quello che abbiamo visto in campo, questo pareggio, diciamo, forse è il risultato più giusto, anche se con un attimo più di attenzione forse si riusciva a portare a casa i due punti. Sì, però diciamo che abbiamo avuto nell'ultimo, come abbiamo detto prima, negli ultimi 40 secondi abbiamo avuto la possibilità di vincerla, abbiamo avuto anche la possibilità di perderla la partita, perciò sì. Diciamo che è finita così. Va bene così. E visti i valori in campo, credo che sia anche corretto. Assolutamente quello sì. Che è accaduto. Bene, vi salutiamo dal Palo Rosso Buono. Sempre Rosso Buono pareggia 23 pari contro Brixen, la prima partita stagionale tra le mura amiche. Una bella partita, si è conclusa con un pareggio. E noi, va bene così. Sì, e noi ci rivediamo sabato prossimo, mi sembra. Ci rivediamo la settimana prossima. Vado su buono ancora sabato prossimo. Arrivederci, buona serata a tutti. Grazie, buona serata, grazie.